Vi ribalto, ragazzi, la domanda che fa quello che ha detto in studio Brambilla, la voce degli imprenditori. Il governo deve dare un segnale di credibilità. Questo credo che lo possiate condividere anche voi, però in quale, diciamo, fattispecie? Nella fattispecie di rintrodurre semplicemente quello che già c'era e che il Jobs Act ha tolto, e cioè la causale sulla cassa integrazione straordinaria per cessazione. Deve essere, ci sono le coperture, noi abbiamo presentato come Fime Fiamme Vim un decreto scritto da noi e portato al Ministero, che è chiaro, basta attuarlo, basta fare un Consiglio dei Ministri, visto che per salvare le banche ci sono voluti pochi giorni per introdurre la Fornero qualche settimana, e fare un decreto che metta nella condizione, in questo caso nella fattispecie, ma altri migliaia di casi, di poter essere gestiti non in 75 Ecco, giorni. prima di fare Monica un altro breve giro di domande appunto Sì, per il ministro in sì. arrivo, loro mi dicevano prima, guarda, questa cosa facciamola capire bene, perché non è che la Bekaert è in crisi, giusto? Cioè, noi il lavoro qua ce l'avremmo e come? È un problema appunto Di chi del se ne fatto che va? comunque c'è questa delocalizzazione in Certo. corso. Esatto, l'azienda era produttiva e i macchinari erano efficienti. Qui si sviluppa e si progetta le corde più complesse, quindi l'azienda non era in crisi, stava semplicemente delocalizzata. Allora, domanda 1 rapidissima per Di Maio. Sì, allora la prima domanda è questa: Domanda o se richiesta? non c'è la richiesta, se non c'è la strada del decreto sulla cassa integrazione, perlomeno il governo faccia una forte azione di scouting per trovare un compratore a una parte o a tutta l'area, perché a noi serve portare lavoro per queste 318 Cioè, famiglie. portare un'azienda che fa lavorare questo polo su altre cose, giusto? Esatto, Traducendo, sì. altrimenti il ruolo di governo in questa vertenza sarà quello di fare il becchino, semplicemente. Moreno, Di Sì, Maio, che gli vuoi chiedere? ma sicuramente il discorso di decreto sulla cassa integrazione, che non, in questo momento noi non ce l'abbiamo, e quindi di darci una possibilità intanto di venire al tavolo delle trattative, c'è stato già Ma voi l'avete un primo incontrato il incontro ministro e Di quindi Maio, si giusto? richiede. Voi l'avete incontrato Di Maio? I sindacati l'hanno incontrato una volta, però poi non c'è stato più al Ministero e quindi si chiede che intervenga. E Sì. poi il discorso sulla cassa integrazione, come si diceva prima, perché noi in questo momento ammortizzatori sociali ci sa solamente la mobilità. Certo. Alessandro, l'ultima domanda richiesta per Di Maio. Ma io vorrei chiedere solamente una cosa al Ministro Di Maio. Se potesse attuare un atteggiamento arrogante e più pungente come l'azienda nei nostri confronti e soprattutto nei confronti di governo che rappresenta uno Stato. Il ministro Di Maio sceso Sì. dall'incontro la prima volta mi sembrava parecchio, ma Sì. parecchio arrabbiato. Sì. Ecco, Sì, noi beh, ci ora, ricordiamo le sue oggi parole, no? abbiamo un sentimento quasi di delusione nei nostri confronti, perché primo non si è più rivisto e seconda Va cosa bene. non siamo riusciti con tutti questi incontri a far fare un piccolissimo passo indietro all'azienda. Io chiedo al Ministro Di Maio che tratti con le solite maniere l'azienda come ha trattato noi, il governo e lo Stato italiano. Le fanno delle domande, lì c'è un problema, l'azienda va via, ha deciso di delocalizzare, ma quello loro dicono è un sito produttivo. Allora loro chiedono al governo, è possibile avere in quella stessa zona un'altra azienda che non faccia sparire quel polo? Allora, fatemi dire prima di tutto una cosa. Il decreto dignità ha una norma che purtroppo non si applica alla Bekaert perché non è retrattivo, E non poteva quindi essere applicato non lo in maniera possiamo retrattiva, utilizzare, diciamo, per che questi però dice da lavoratori. oggi in poi che non ci possono più essere delle Bekaert, cioè aziende che vengono al Ministero 3 mesi fa e dicono guardate, va tutto bene, poi dopo 3 mesi mandano le lettere di licenziamento e se ne vanno dopo aver preso i soldi della cassa integrazione per gli operai per ristrutturare l'azienda quando l'hanno acquisita dalla Pirelli. Questo non sarà più possibile. A loro dico che ci stiamo lavorando da mattina a sera sul loro fronte per due questioni. Prima di tutto vi hanno detto degli operai che la sinistra in Italia ha fatto il Jobs Act e gli ha tolto la cassa integrazione. Immaginate 20 anni fa un provvedimento del genere ad opera della sinistra che cosa avrebbe scatenato nel paese. L'hanno fatto così. La cassa integrazione per cessazione d'azienda non esiste più. Quindi un'azienda chiude e gli operai non hanno più la cassa integrazione per cessazione e ci metteremo mano. Secondo punto, molto importante che loro dicono, Ma ci trovare metterete mano in un. che modo? Beh, io devo assicurare, ma non è solo la Bekaert, ci sono tanti stabilimenti in Italia che, pur avendo avuto la cessazione dell'attività, non possono accedere alla cassa integrazione. Sì.
E per questo noi dovremo assicurare degli ammortizzatori sociali a queste padri e madri di famiglia per riuscire ad arrivare ad un altro lavoro. Sì. Però detto questo, loro giustamente dicevano assicuriamo un'opera di reindustrializzazione. Significa, questi se ne stanno andando. Io ho partecipato ad un tavolo in cui mi sono arrabbiato non poco con la proprietà perché stanno bene con i bilanci e se ne stanno andando. Ma l'altra... loro dicono troviamo un partner che possa prendere lo stabilimento, un altro attore, e non far morire prendere lo stabilimento e dare ancora lavoro, anche perché Pirelli dà le commesse a lei questo stabilimento. Lei la vede opzione praticabile? Ci stiamo lavorando e quello sicuramente è un territorio, quello toscano, in cui si possono trovare dei soggetti che danno una mano. L'altra cosa che le chiedono, insomma, lei all'inizio ha avuto parole molto dure nei riguardi di questa azienda che se ne va, poi però insomma ci siamo sentiti un po' abbandonati, siamo delusi. Secondo me non devono sentirsi abbandonati, prima di tutto ai tavoli i miei collaboratori ci sono sempre stati. Io dopo che ho dato una forte critica, ho fatto una forte critica alla proprietà, ho provato ad incontrarli più volte, ho mandato addirittura l'ambasciata italiana in Belgio a parlare con la proprietà, abbiamo provato in tutti i modi in quest'ultimo mese con altri metodi, non solo quelli di mandarli a quel paese perché se lo meritavano, di trovare una soluzione insieme per almeno assicurare una transizione verso un altro proprietario. Quindi quella che si sta svolgendo in questo momento, diciamo, è un'opera più diplomatica per riuscire ad arrivare al punto di caduta che salvi i posti di lavoro. Voglio parlare persone. Di altri posti di lavoro. 14. Eccomi da voi. Allora, vai Sara. Allora, sì, l'hanno ascoltato con grande intenzione, ovviamente, Di Maio. Allora, Yuri, che impressione ti ha fatto e cosa ti aspetti? Ma mi ha fatto parecchio arrabbiare perché noi abbiamo portato un decreto molto chiaro, molto semplice, e il fatto che ci stia lavorando, io me l'auguro, dovrebbe dare delle risposte, le deve dare ora perché noi non abbiamo tempo. C'è la possibilità, visto che in due notti è stato fatto un decreto salvabanco, e lascia da salvare la gente e la gente italiana, in maniera chiarezza. È l'ora di finirla, di girarci intorno. Il governo deve essere deciso ed entrare su una multinazionale europea che disloca il proprio lavoro, ecco, in Europa. Me la spieghi questa cosa della che mi dicevi prima, no? Sì. Guardate che non è soltanto un problema di retroattività mancante, ovviamente, certo, per il decreto. Allora, per il ministro Di Maio è chiaro che il decreto sarebbe stato inefficace anche un anno fa, perché il decreto parla di finanziamenti pubblici presi, e qui a Figline non sono stati presi finanziamenti pubblici, e soprattutto di aziende che fanno la propria dislocazione fuori dalla comunità europea. Qui si sta dislocando in Romania e in Slovacchia con il bollino dell'antitrust europea, quindi anche l'Europa ha la sua responsabilità, ma Di Maio deve intervenire con il governo, perché se ci deve essere un cambiamento è ora il momento di dimostrarlo. Noi avevamo portato un decreto, poteva fare politicamente un figurone, visto che è la forza politica che doveva, e in campagna elettorale aveva detto che avrebbe introdotto, reintrodotto e cancellato il Job Act, sì, la causale sulla cessazione. Ecco, voi vi aspettavate questo, un intervento più deciso da subito sul Job Act. Davide, tu mi dicevi che il tempo è la cosa principale. Il tempo sta scorrendo, perché come vedete la procedura prevede che dopo 29 giorni, mancano 29 giorni, solo 29 giorni, e c'è agosto di mezzo, sì, per arrivare finalmente a trovare una reindustrializzazione, perché il governo ha detto una cosa fondamentale. Questa multinazionale non vuole rimanere qua? A questo punto non ci interessa, però non vuole salvare la tecnologia che è stata sviluppata in questo territorio e che verrà esportata, sì, verrà smembrata, è un'altra situazione. Sostanzialmente non hanno preso bene, diciamo, i verbi al futuro di Di Maio, perché loro dicono comunque c'è bisogno di intervenire adesso, c'è bisogno di intervenire il 3 settembre loro potrebbero trovarsi tranquillamente buttati fuori.